Salve a tutti ragazzi e ben tornati qua in questo nuovo video. Quest'oggi siamo su WWE Battleground per Nintendo Switch. Non so se la versione sulle altre piattaforme contiene altre feature o meno. Comunque io l'ho comprato per Nintendo Switch e sono a livello 15, quindi siamo abbastanza scarsini. Però comunque ho cominciato a giocare, il gioco è caruccio, mi piace, non è male, non è malaccio, diciamo, ecco. Mi sono creato la mia superstar, mi sono creato il mio fantoccio. Ho visto che possiamo creare anche il Battleground, ovvero comunque il ring, l'arena, e ci sono diverse future anche per quanto riguarda l'arena, ed è, insomma, è bellino. Comunque, sfide giornaliere, vediamo che cos'è che ci prepara il gioco quest'oggi come sfide, come challenge. Due match in Royal Rumble. Se, non mi piace il Royal Rumble, ogni volta è un casino. Esegui il lancio con l'arma easy e tre colpi a terra in un match, penso che sia abbastanza easy. Comunque vedete, questa è la prima barra che devo ancora riempire, in fondo mi daranno una ricompensa, insomma, vabbè. Sicuramente tanto saprete meglio le cose voi, perché tanto io ho cominciato da povero e sarete in questo gioco da diversi mesi, dall'uscita, quindi sti cazzi. Comunque quello che volevo fare quest'oggi è cominciare una carriera, perché comunque la mia superstar l'ho abbastanza potenziato, ho fatto diversi upgrade, però non ho ancora iniziato la campagna, quindi insomma voglio vedere di cosa si trattava. Ti diamo il benvenuto nella modalità campagna WWE 2K Battleground. Vivi l'avventura di 7 tenaci nuovi acquisti della scalata verso la vetta WWE, bla bla bla. Comunque penso che funzioni più o meno come le altre carriere, insomma fai la carriera, insomma diventi potente. Non so se ci saranno anche i campionati qui in questa versione, non lo so. Ad ogni modo, vedi, la storia è quella qua. Allora, vi zoomiamo, oddio, si è. E vabbè, mi sa che qui ci vorrà una serie intera su questo gioco. Io pensavo di fare abbastanza veloce, ma mi sa che qui, insomma, dovremmo fare un po' di video. Vabbè, ok, ci sta. Che succede? Riavvia mantenere, che cavolo vuoi, accidenti, quando sette le cose nuove è un casino. Riavvia stanotte, mia adesso, no? Mi rompi i coglioni, dai, su, via. Allora, io spero che comunque la mia superstar che utilizzerò in questa versione, in questa campagna, sia già upgradata con gli upgrade, insomma, che ho, che è quello? È stato quando avevo, ok, questo sarei io? C'è Paul Heyman! I love wrestling, yes. Ok, andiamo avanti. È una specie di fumetto, ok. Questo non lo so, sono completamente ignorante. Quello è Vince McMahon, guarda, bellissimo. Ok, va bene. Poi magari mi rileggerò anche più tardi. Ok. Un jet della WWE. Steve, è un piacere. Ma mi sa che non finirà molto bene. Mi sa che questo Paul Heyman si prenderà una stunner. No? Strano. Ok, vabbè, abbiamo visto la prima cutscene. Si va a New York, baby. Si va a New York. Ah no? L'ho già fatto? Storia. Si parte da qua. Ho visto Baron Corbin. Ok, abbiamo ancora le fume. Ganzo con questa cosa, con questa storia fatta mo a fumetto. Ganzo. Allora, ho già visitato due palestre, Paul. Inizia a pensare che New York non ci sia nessuno. Siamo in cerca di talenti, ma io sono qua, ragazzoli. Oh, chi è questo signore? Nuovo personaggio sbloccato, Ball Reynolds. Voi lo conoscete? Vabbè. Uno contro Baron Corbin. Mi fanno utilizzare me o mi fanno utilizzare questo nuovo personaggio che abbiamo sbloccato adesso? Mi sa proprio di sì. Eccolo, il personaggio della carriera. Quindi allora non mi fanno utilizzare me. A quanto pare. Vabbè. Va bene. Eh no, siamo con Ball Reynolds contro Baron Corbin. 82 di overall. Il mio era più pari, era 85. L'avrei fatto un culo grande così. Comunque, bene, cominciamo. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Ricordiamoci anche, comunque, di fare le sfide giornaliere. Così almeno prendiamo anche punti. Prendiamo i bucks. E sblocchiamo vari personaggi e vari upgrade. Mi piacerebbe arrivare a 12.000 per sbloccare Brock Lesnar. Ovviamente, vabbè. Una cosa che sicuramente avrà la Nintendo Switch rispetto alle altre console è i tempi di caricamento, che ci vogliono veramente le ore per cominciare un match, veramente. Io non so se anche su PS4 sia la stessa cosa, ma suppongo di no. Finally! Si comincia allora, dai! Oh, eccoci qua in questa piccola arena dove non c'è neanche troppe cose da fare. Eccolo qua, signori! Ganzo, pieno di roba. Cioè, c'ha un filo del telefono attaccato al polso. Va bene, ok.
direi di saltare la scena e partire all'azione, perché voglio proprio sbatacchiare, suonare come un tamburo questo Baron Corbin. Questa testa... Quanto sono piccino? Ma sono un nano? Sono un nano. Confronto a Baron Corbin sono un nano. Comunque, vediamo un attimo. Allora, è un po' di rompere le ossa al nostro ex manager. Ragazzi, io sono totalmente ignorante, ho perso qualsiasi nuova cosa c'è in WWE, non mi sono più preoccupato di nulla, proprio eclissato totalmente da quello che riguarda la WWE e tutto quanto il resto, quindi sicuramente saprete tutto quanto voi quello che sta succedendo, quello che è successo negli ultimi mesi, insomma, nel momento in cui sono stato assente. No, 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 non mi fare queste mosse, te le faccio io, semmai. Vieni su, forza, forza, vediamo un po'. Questo personaggio che mosse peculiari ha. Allora, avanti. Questa qui una mossa classica, quasi un archeo. Allora, fare sfida giornaliera, tre colpi a terra. E le altre quali erano? Sfide giornaliere che voglio, a parte il match Royal Rumble che salterò, esegui un lancio con l'arma. Ok, easy. Andiamo a prenderci fuori una bella sedia, magari una chitarra, qualsiasi altra cosa, vediamo un po'. Quindi, tanto facciamo un lancio fuori dal ring in questo modo e andiamo a vergarlo fuori. Non mi fa prendere le armi? Come mai? Non si può, è impossibile. Devo. Ah, infatti, aspetta, prendiamoci qui che dovrebbe essere... Ok, prendiamoci una sedia, va. No, c'è la... No, c'è la chitarra. Ok. Cosa mi ha colpito non lo so. Va bene, vai. Quasi una jackhammer qua, eh. Devo lanciare l'arma, quindi devo fare così. No, se la lancio però... Devo anche colpire Baron Cor... Vabbè, continua a fare come ti pare, non lo so, eh. Mi guarda la testata, sbaglio. Baron, facciamo una bella cosa. Vediamo un attimo se i miei attacchi adesso sono un po' più potenti. Mannaggia. Dai, su, rialzati. Dai. Ok, ora va bene, riprendiamoci l'arma. Facciamo la sfida giornaliera, dai ragazzi. Andiamo proprio dritto. Non posso sbagliare, ok, sfida giornaliera, posso già fare la mossa peculiare, mossa speciale, che ancora non ho ben capito come funziona fra mossa speciale e mossa finale, perché a volte me ne fa una, a volte me ne fa un'altra, non ho ben capito. Comunque mi prendo un bel calcio, ma no, sono stato... la mia mossa speciale, non avevo ben capito cosa era successo, ho pigiato io, va bene, pensavo si fosse fatta una contromossa, invece ok. Allora, proviamo a schienamento, uno, o forse ce la fa, due... No, non ce la fossi, libera dallo schienamento. Vabbè, peccato. Peccato. Vorrà dire che dovrò ancora suonarlo per un altro pochetto. Lui sarebbe pronto anche per la mossa finale, eh. Sarebbe pronto per l'End of Days. Va bene, dai. Mettiamo un po' KO, qualche altra botticella con l'arma. Rompiamo la chitarra, il povero amico nostro, collega. Vabbè. Lui sarebbe pronto anche per fare l'ultimo upgrade laggiù dove c'è il perforcorno di Zapdos, tipo. Ovviamente si utilizza quella mossa là. Niente, nessuno potrà contromossare, fare contromosse. Io recupero un po' di HP, anche se comunque sono abbastanza a massima vita. Vediamo un attimo che mossa c'ha qua, cosa abbiamo. Ah ok, tipo un suplex simile a quello che ho anch'io, va bene. Credo che sia arrivata l'ora dello schienamento, quello finale. Mi sa che è veramente in fase critica. Attenzione, uno! E arbitro, proprio con te, un po' più veloce, eh. Easy, signori, easy. Primo match con questa nuova superstar che io non conosco. Ma chiaro che conosco, ma comunque è una superstar della carriera. Non so se prima o poi riuscirò anch'io Livello 17, buono. Se riuscirò anch'io a competere in questa campagna, a diventare campione, a diventare qualcuno. Bucks vinti, 1250. Adesso andiamo a prenderci anche la ricompensa, quella giornaliera. E forse facciamo anche il livello lì, eh. Forse arriviamo in fondo alla barra. Forse. Vediamo un po', dai. Altro caricamento. Ma questo dovrebbe essere più svelto, dai. Per favore, per favore. Un video che dovrebbe durare metà del tempo, dura una vita. Allora, ok, Baron Corbin, fortuna del principiante, non ci riuscire più, ma io ho un coach molto potente, ho Steve Austin, su via Corbin, un po' di dignità, sei stato bravo ma non montarti la testa, d'ora in poi sarà molto più difficile, non dice con quella grinta lì, io ci credo,
ci credo. Abbiamo anche un Samoa Joe con un cesto. Qui invece abbiamo, ah, ricompensa. Cosa mi dai? Nuovo potenziamento muraglia. Ok. Ok. Vuole tornare indietro, voglio andare appunto nelle missioni giornaliere per prendermi le ricompense. Siamo a quota 4.000, quasi 5.000, prendiamo quanto il resto. Questa ce la saltiamo, sostituisci sfida della Royal Rumble, invece ci dà... Potevo farlo anche prima, magari potevo fare tutto insieme. Vince un match Royal Rumble, anche peggio. Vabbè, ottieni ricompense, vediamo un po' se riusciamo ad arrivare al massimo. No, quasi comunque, però abbiamo vinto 1.500 alti bucks. E ok, da, aspettiamo ormai domani per le prossime sfide. Questa qui Nisba della Royal Rumble mi importa sinceramente proprio una bella seca, sinceramente sì. Quanti minuti siamo? Abbiamo registrato per 12 minuti, facciamoci un altro match, andiamo avanti un attimo nella modalità campagna, facciamoci un altro incontro. Siamo contro Samoa, eh sì, contro Samoa Joe. Ah, ecco, se era nella gabbia, non era un cestino, era una gabbia. Siamo nella steel cage. Un po' giù, ci siamo quasi, nella gabbia. Ok, anche qui Guns, il match nella gabbia, perché devi prendere i soldi, attenzione alla rete elettrificata, ti fanno proprio i frizzini, quelli belli belli. E devi riuscire poi a fuggire. Non è complicato, però... Però, andiamo un po' se Samoa Joe ci darà un po' più la torcia, speriamo di no. Ora, non so se... Tipo potenziamento, ho preso muraglia, è già inserito nei potenziamenti di questa superstar, oppure l'ho sbloccato per magari nei miei potenziamenti, quelli della mia superstar, ovvero nel crea, nella creative, non lo so, devo vedere. Andiamo un po', prendici un po' la mano, signori, eh. Poi non sai se crasha oppure no. Ah, ok, hai ripreso il caricamento, grande, bravo, bravo Battleground. Ok, ci siamo, è partito! Usciamo dalla scatola, mi ricorda un po' il Crash Bandicoot, questa scena qui che... picchia nella cesta e poi esce. È molto Crash Bandicoot. Allora, è un po' di fare i big money. Vedo che stanno per cadere qui. Guarda come si fionda il nostro Samoa nazionale. Vai, vai, vai. I soldi li facciamo noi. Piccolo vantaggio. Vediamo se riusciamo a recuperare. Io i match in steel cage più che altro l'ho fatto sempre per potenziamento e quant'altro. Però in 2 contro 2. In 2 contro 2. Quindi non so, adesso sarà più difficile più o meno. Vediamo un attimo di scendere. Occhio alla rete elettrificata, lì c'è un altro sacchetto, mi sa che tra poco arriva il frizzino. No, ho sbagliato. Ecco il frizzino. Sì, quelli sono dolori, adesso. Se sali ora sono dolori. Samoa! Dai che tanto il match è easy. Recuperiamo un altro sacchettino. Ok, buono. Stanno per arrivare altri due. Come si scende, accidenti, madonna. Tutti i tasti casinati. Vai con la jackhammer. Dobbiamo arrivare in cima alla barra per poi poter uscire. Anche se comunque, vabbè, ganza come funziona. Perché almeno non è che cerchi di fuggire dalla gabbia ogni 5 secondi. Ma prima devi fare una specie di mini challenge per poi fuggire per i cazzi tuoi. Allora, che mossa c'ha se faccio così? Una sega, perché le sto prendendo di santa ragione. Suplex. Doppio pugno in aria. Bellissima, ragazzi. Bellissimo, bellissimo. Ok. Dai. Non ti spingo. Vabbè. Si è rialzato il nostro Samoa. Speriamo che non si elettrifichi adesso. Veloce, veloce, veloce. Ok. Un'altra e ci siamo. Un'altra e ci siamo. Devo fare la mia mossa speciale. Prima mi sembra l'ho vista che la faceva da dietro. Mi sa che la fa da dietro. La fa da dietro la mossa speciale. No, la fa anche davanti. Vediamo un attimo. Oh, il calcione! Possiamo fuggire, no? Dobbiamo prendere l'ultimo sacchetto. E poi possiamo fuggire. Però si è rialzato. Devo prendere tempo. Lui è completamente in svantaggio in questo momento, perché tanto non può fare nulla. Prima di uscire deve per forza prendere i soldi, deve fare i big money e poi levarsi dalle palle, quindi in questo momento non può. Vediamo un attimo. Oh, bam! Archeo out of nowhere. Che signori, quella lì comunque è un archeo. Potete dire quello che vi pare, è un archeo. Io posso uscire, devo mantenere. Mantieni. No. Ecco, ci mancava anche questa rete elettrificata, inutile. Guarda lì tutti e due attaccati. No!
Tutti e due frizzati proprio. Ok, dai, via libera. A questo punto niente ci potrà fermare. Tanto è easy. Non ce la fai. No. Ok, giù per terra e noi ce la diamo a gambe. Easy. Samoa, torna su Supercard a fare lì tutte le tue sette, tue sacce. Ce la prendo anche la carta di Samoa. L'ho trovata, porca miseria, vabbè. Dai, match vinto, veramente sempliciotto. Veramente. Vabbè, dai. Altri XP per noi, altri back. E possiamo proseguire. Non so se ci sono altre ricompense, vediamo. Yes! Il tuo stile sta migliorando, ma resciti ancora veramente da cani. Con quella bocca storta. Resciti da cani, fai schifo. Non conquistare mai il pubblico con quella robaccia. Conosco qualcuno che può darci una mano. Chi è? Chi è? Chi abbiamo là sopra? Abbiamo... Oh! Chi è che non ti conosco? Chi è nell'avatar? The Miz, è proprio lui. Mr. Awesome sarà il nostro prossimo coach, ci allenerà lui. Il prossimo match lo faremo con lui, ma lo faremo in un prossimo video, ragazzoli. Direi che per oggi è tutto. Concludo questo video, vi faccio vedere la mia superstar, il mio personaggio a questo punto, se almeno vedrete in che condizioni sto, in che condizioni pietose. Creazione personaggio, e allora abbiamo il nostro buon Crisis di quartiere. Con tutta la sua eccolo qua, signori, il nostro Crisis, madonna ragazzi, quanto è fiero! Con la barbetta, i capellini, poi li metterò anche il cappello, vabbè, li metterò anche il cappellino, però vabbè, per il momento è molto basilare, perché non ho ancora sbloccato un cazzo, quindi vabbè, però va bene così. Dai ragazzuoli, questa è la nostra superstar, vediamo un po' se possiamo fare, magari continuare un prossimo video, anche un po' di carriera, sicuramente andrò avanti anche un po' per i cavoli miei, continueremo sicuramente a fare qualche altra cosa, andremo a cercare di comprare qualche superstar, qualche upgrade con i nostri back e quant'altro. E consigliatemi qualsiasi cosa di questo gioco, perché comunque sono totalmente ignorante in materia, cioè in materia più o meno se le so, però diciamo ho fatto ben poco per ora in questo gioco, quindi sicuramente ne saprete meglio voi. Scrivete nei commenti qualche consiglio, dai ragazzi, qualcosa per fare più veloce a fare bus, perché seriamente siamo veramente con le tasche vuote, siamo veramente come le tasche degli italiani. È un casino, ragazzi, è un casino. Vabbè, dai. Concludo anche questo video, noi ci becchiamo come al solito nel prossimo, o su WWE Battleground, oppure su qualsiasi altra cosa, perché veramente ho voglia di portare il mondo. E ogni video sempre alle 21. Alla prossima, ragazzi.